Ciao a tutti ragazzi, io sono Empirical Dreams e questo è un nuovo video su una guida su un programma di, scusate, di grafica vettoriale che è Inkscape. In questo video, anzi in questa video, vi mostrerò come creare un proprio logo con il proprio nickname. In questo caso io scriverò Empirical Dreams. Innanzitutto dovrete scegliere un font e utilizzarlo. Se non avete il font che vi piace, vi lascio il link in descrizione di un sito in cui scaricarne un po'. E dopo appena fatto questo dovrete scriverlo e ingrandirlo in vostro come vi piace di più. Poi io di solito faccio l'ombra, e per fare l'ombra dovete copiare la vostra scritta, diminuire l'opacità e aumentare la sfocatura e porla al di sopra del vostro logo. Ed ecco fatto. E dopodiché, se volete aggiungere qualcosa, tipo, non so, io nel mio logo ho una luna, ma in questo facciamo un cerchio sfumato. Allora, creiamo questo cerchio e facciamo una copia di questo cerchio, coloriamo di rosso e poniamolo al di sopra di quello nero. Poi usiamo questa applicazione su nuovo abilitato e sfumiamolo, ecco. Ed ecco la nostra palla. Adesso per migliorarla un po' aumentiamo la grandezza, ecco. Scusate. Ecco qua la nostra palla. Devo dire che è fatta abbastanza bene. E la raggruppiamo. Soggetto e raggruppa, ecco. La poniamo al di sotto del logo. E direi di porla qua, che ci sta abbastanza bene. Ed ecco fatto il nostro logo. Guardate, non è male. Dovete avere un po' di fantasia per farvi un logo, però vabbè, non ci vuole niente, è facile. Qui io ho sbagliato a fare una cosa, perché raggruppando tutto ho ridotto l'opacità del logo Empirical James. E quindi no, qui avevo sbagliato una cosa. Scusate. E quindi vabbè, non seguite quello che sto facendo adesso perché avevo sbagliato. Ecco, riportata come prima. E quindi non raggruppate il tutto. Vabbè ragazzi, questa guida è finita. Spero che vi sia piaciuta e sia stato di vostro aiuto. Questa guida l'avevo fatta per un mio amico che non sapeva come farsi un logo. Allora, ti ho fatto questa guida. Lui è Jeremy Grande e vi lascio il suo link in descrizione. Spero che il video vi sia piaciuto e lasciate un mi piace e iscrivetevi. E ciao ragazzi, ciao!